Ciao a tutti, io sono Lenia, bentrovati in questo nuovissimo video. Allora, come avrete sicuramente notato, ho deciso che per questa settimana torniamo un po' alla routine del canale, abbandonando da una parte l'aria natalizia, che sicuramente rivedrete settimana prossima con una big news, con un big video fantastico. Spero riesca fantastico, perché naturalmente un po' stai coperenti, un po' devi mangiare, un po' quello e un po' quell'altro, sperando che riesca appunto come me lo aspetto io, ma sicuramente no. Vedremo come si mettono un pochino le cose. Comunque, per lo speciale Natale, ma proprio per essere Natale, arriverà questa cosa molto bella. Poi, volevo dire anche che questo video, questa rubrica, sarà l'ultimo del 2019, perché poi riprenderemo nell'anno nuovo, quando tutto si sarà un po' più riassestato, ecco. Allora, oggi infatti andremo a spiegare l'età imperiale dell'antica Roma, che, ripeto, questo è uno degli ultimi video, non solo del 2019, ma proprio di questo format dell'antica Roma, perché stiamo lì lì per finire nelle grinfie della fine dell'impero romano. Comunque, partiamo subito. Allora, Roma in questo periodo è Caput Mundi, quindi viene proprio definita così, capo del mondo, proprio nel secondo secolo avanti Cristo, sotto Traiano. Poi, dopo Traiano, sale al governo Ottaviano Augusto. Poi ovviamente non ci sarà solo lui, ma diciamo che le principali famiglie al potere in questo periodo in antica Roma sono anche Giulio Claudia e Flavia e gli Antonini. Ricordiamocelo perché sono importanti. Poi alla fine video vi farò sapere perché. Poi questo è il periodo anche della diffusione del cristianesimo, in particolare nel primo secolo sotto Tiberio. Poi, dopo Tiberio, entra Marco Aurelio, che è il mio preferito, ragazzi. Marco Aurelio è sempre nel cuore. Che però instaura a Roma una diarchia. Poi, naturalmente, poverino, nel 180 a.C. Scoppia una peste, lui scompare, non si sa dove è andato e penso sia morto, naturalmente. Al suo posto entra al comando il figlio Commodo o Commodo. Non lo so. Lui instaura un'autarchia ellenizzante, perché quella del padre mi piaceva, perché mi faceva schifo. E questo, diciamo, è il periodo degli imperatori adottivi, che viene abolita con Commodo, Commodoro, non lo so come si chiama. Ma il suo governo è irresponsabile e demagogico, perché è un po' stupido, diciamo. Però per fortuna poi entra al suo posto Settimio Severo, che è il primo militare, il primo imperatore militare. Però con Settimio Severo ci sono delle minacce all'autorità imperiale e sopravvivenza della società, ecco appunto, sopravvivenza sottolineato 3 volte. Questo periodo poi in antica Roma è importante anche per l'introduzione di culti e orge, in particolare sotto Settimio Severo. Settimio, che cosa sta a combinare? Poi abbiamo, per finire, per concludere, nel terzo secolo avanti Cristo inizia una crisi del principato che porta a un'anarchia militare. Però bisogna dire che un vantaggio l'età imperiale l'ha portata, anzi due. Ripetiamo, ovviamente, il primo Roma Caput Mundi, capo del mondo, e uno sviluppo urbanistico. Diciamo che due cose l'hanno fatto bene questi romani in questo periodo. Allora, perché vi ho detto di ricordarci le principali famiglie al governo di Roma in questo periodo? È per gli edifici, i principali edifici. Ricordiamo, cioè, non ne ho mai detti gli edifici importanti di Roma, e quindi ricordiamoceli adesso. Ovviamente questo periodo, quest'età imperiale è importante soprattutto per su questo ambito, diciamo, ambito di arte, artistico. Arte, terme e anfiteatri.
In particolare i fori romani. Ogni imperatore ha dato il suo foro romano, diciamo. Abbiamo diversi teatri, in particolare il teatro di Marcello nel secondo secolo avanti Cristo, la Basilica Giulia ovviamente sotto Giulio Claudio, credo. Poi abbiamo gli acquedotti importanti, gli acquedotti in particolare l'acquedotto Claudio e l'acquedotto Annio Novus, spero si pronunci così, non lo so. Poi abbiamo dei principali monumenti che si trovano a Roma, che sono diciamo i più visitati, naturalmente il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio, sotto la famiglia di Flavio. E poi abbiamo il Pantheon, anche molto importante, costruito sotto l'età imperiale, e il Tempio della Pace. Anche in questo molto importante. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, nello speciale Natale specialissimo. Ciao!